quindi poi potrete anche attraverso il link riprendervi la registrazione. Basta cliccare su accetta la notifica che vi arriva. Niente, per come regole, diciamo che appunto adesso parlerà appunto del nuovo contratto UNEBA Veneto e nel frattempo, ascoltando, cerchiamo di tenere tutti i microfoni chiusi. Io comunque da qui posso anche eventualmente spegnerli se c'è bisogno, se qualcuno se lo dimentica. E per eventuali poi interventi possiamo o scrivere nella chat della riunione, oppure potete alzare la mano nella vostra schermata su reazioni. Vedete un po' di emoticon e poi il tasto alza la mano, quindi noi vedremo che dovete fare una domanda, vi daremo possibilità di aprire il microfono e appunto poi potremo fare le domande di volta in volta. Secondo me, come regole ci siamo e possiamo cominciare. Bene. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Oggi cercheremo di illustrare un testo che è stato anche abbastanza faticoso nella sua redazione perché ci ha impiegato alcuni mesi di lavoro con le organizzazioni sindacali e che ha anche un'origine di qualche anno, insomma, perché alla fine questo elemento di garanzia che era stato prestabilito dal nuovo contratto di lavoro è confluito in un accordo regionale che era già presente ed era nato ancora con il contratto precedente, quello del 2013. Io infatti partirei proprio da questa origine. In premessa vi darò alcune informazioni sulla parte appunto, diciamo, che permea tutto il contenuto del testo del contratto, che sono appunto i filo rosso, alcuni fili rossi che hanno portato avanti la trattativa, che ci hanno tenuto dentro un certo binario, ok? E poi, fatta questa premessa, entriamo più sullo specifico e daremo anche dei numeri, nel senso che vorrei spiegarvi un po' le tabelle che sono riportate nel testo. È forse la parte più complicata di tutto l'accordo. Cercheremo di farvi capire perché c'è scritto un numero rispetto ad un altro. Infine, poi la chiusura dell'accordo apre anche ad altri temi, proprio perché si voleva dare un'impronta un po' innovativa rispetto a questo percorso e che saranno anche portati avanti nel futuro, insomma, ecco. Un'altra premessa che vi voglio fare è legata ad alcuni diciamo test dei questionari che avevamo inviato più di un anno fa ai vari associati, a tutti gli associati, per raccogliere un po' l'adesione rispetto ai testo dell'EVT che abbiamo firmato nel 2015, capire se c'erano richieste di manutenzione di quel testo. Ecco, sostanzialmente il suggerimento che ci è stato fornito dagli associati era quello di riuscire a introdurre un elemento che fosse anche una premialità durante l'anno, non solo a fine anno, ecco. E questo aspetto, che è stata una volontà già espressa dagli enti associati per tramite dei loro lavoratori, ovviamente, perché loro hanno riportato il sentire dei lavoratori, ma anche è stata una forte, forte richiesta da parte sindacale che ci ha prolungato il lavoro per molto tempo. Noi abbiamo iniziato a ragionare su un accordo sull'elemento di garanzia ex articolo 43
nel nuovo contratto di lavoro, quello del 2017-2019, praticamente penso da più di un anno. Ecco. Gli incontri sono stati più fitti verso la fine dell'anno, vista anche la scadenza. Poi ricordo che è intervenuto, mi pare che ci siamo trovati anche, non dico l'ultimo dell'anno, ma un giorno prima, adesso tanto per dire, è intervenuto quell'accordo nazionale del 28 dicembre che permetteva di poter fare la negoziazione anche per i mesi successivi all'inizio del 2022, fino appunto al 28 febbraio. La firma infine è arrivata con la data del 22 di febbraio. Tenete conto che le regioni che hanno finora concluso delle trattative, per certezza, io so essere il Veneto il 22 febbraio e la Lombardia il 24 febbraio, peraltro con un testo abbastanza risicato, perché è più semplice, più corto, insomma, ecco. Nel nostro caso sono una decina di pagine dove abbiamo cercato di illustrare tutti i vari punti in maniera un po' più ampia. Ok? So che c'era ancora il Piemonte che era in trattativa, però non so l'esito qual è stato. Come sempre, negli accordi di UNEBA, sia a livello nazionale che a livello territoriale, noi perseguiamo l'intellegibilità del testo, cioè il testo del contratto deve essere sufficientemente semplice e chiaro da essere compreso anche dall'ente piccolo che ha pochi dipendenti o poche risorse. Spero e speriamo di esserci riusciti, ma se così non fosse, abbiamo dato l'occasione di questo incontro, e se non è sufficiente, daremo altre occasioni per spiegare in dettaglio tutti quelli che possono essere i punti, soprattutto quelli che magari si comprendono meno. Io cercherò di darvi ragione di quelli che sono stati appunto i punti di caduta del contratto, insomma. E allora, un'altra premessa importante riguarda l'origine del primo accordo EVT, elemento variabile territoriale, e l'origine di questo accordo, perché inizialmente nella trattativa sindacale non si voleva coniugare il nuovo elemento, diciamo, di garanzia all'interno dell'EVT. Si volevano ottenere questi punti separati. In verità, alla fine poi abbiamo composto, ci siamo trovati d'accordo di unificare tutto. E rispetto a questa premessa, devo fare una precisazione. Il primo testo dell'elemento variabile territoriale nasce dal contratto precedente, quello appunto dell'8 maggio 2013, che è il contratto collettivo UNEBA 2010-2012, dove veniva istituito l'elemento retributivo mensile territoriale. E questo elemento, che erano 13 euro, se vi ricordate bene, al quarto super, era vincolato a una trattativa di secondo livello, una trattativa, diciamo, o regionale o aziendale, al fine di individuare una premialità aziendale. Questo è stato l'origine dell'EVT. L'elemento di garanzia finisce all'interno di questo testo, che è stato firmato per la prima volta nel 2015. E c'è una differenza tra i due che vorrei farvi notare, perché questa differenza è importante. Nel primo caso nulla viene esplicitato di questo elemento retributivo mensile territoriale rispetto alla sua evoluzione nel tempo. Si dice solo che questa somma viene destinata alla contrattazione di secondo livello
L'unico punto che viene citato è: laddove non intervengono accordi di secondo livello, l'elemento retributivo mensile territoriale sarà utile ai fini del compito del TFR. Cioè, se non ci sono accordi, entra nella paga tabellare. Ma in Veneto l'accordo c'è. E allora uno si chiede: ma se non ci fosse l'accordo, doveva finire questo elemento retributivo mensile territoriale? Ecco. E questa affermazione del precedente contratto 2010-2012 è diversa da quella prevista dall'elemento di garanzia. Infatti, se voi prendete a pagina 50 del contratto collettivo nazionale, questo ultimo, trovate al terzo comma questa frase: nel caso in cui l'accordo di secondo livello cessi i suoi effetti per scadenza naturale o qualsivoglia altro motivo, ok, in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e la data del prossimo rinnovo contrattuale, la quota A costituirà incremento tabellare base riparametrato contestualmente alla scadenza dell'accordo, come da tabella B. Allora, c'è una, diciamo, definizione che prevede non solo di destinare queste somme, che poi in questo accordo sono diventate quota A e quota B, e non una sola quota, i 13 euro, si prevede, diciamo, di poterli rendere disponibile per la trattazione del secondo livello, ma anche viene definito cosa ne verrà, cosa succederà se questa contrattazione decade o se c'è una nuova contrattazione nazionale. Infatti, nel comma precedente si dice: in caso di accordo, detto elemento di garanzia continuerà ad essere erogato sino alla sua naturale scadenza e in ogni caso non oltre la firma del prossimo rinnovo contrattuale. Per cui nel prossimo rinnovo contrattuale, diversamente da ciò che è previsto nell'RMT, nel prossimo rinnovo contrattuale questa somma torna nel tabellare. Questi due aspetti, queste due differenze, sono poi state riprese nell'articolo 8.1.2, ma casomai lo espliciteremo meglio nella lettura del testo stesso. Solo per dire che ci sono due provenienze, in questo nuovo testo dell'EVT ci sono due provenienze, quella del contratto precedente e quella del contratto attuale. Qualora non ci fosse un domani più l'accordo territoriale, ciò che verrà fatto rispetto al testo attuale è previsto dall'articolo 8.1.2, e dopo ce lo leggiamo. Questa è la prima premessa importante. La seconda premessa è questa: tutto il testo è pervaso dai significati, dalle metodologie già previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla detassazione dei premi di risultato. È una circolare, la 5E del 29 marzo 2018, che dice tutta una serie di cose per poter avere una detassazione nell'istituzione dei premi di risultato, perché di premi di risultato si parla, ok? Ecco, una caratteristica che ha pervaso tutto, infatti troverete nell'articolo 7 l'istituzione di un tavolo tecnico, e questo tavolo tecnico vuole dare anche maggior spessore, maggior significato a livello aziendale, tavolo tecnico paritetico, di questo percorso. Per cui è utile che noi abbiamo presente la circolare dell'Agenzia delle Entrate, dove spiega appunto come dovrebbero essere le parti e come si dovrebbero raggiungere dei risultati, dei premi di risultato tra parti sindacali e datoriali, affinché questo premio di risultato sia detassabile.
Ecco, questo è molto importante perché ci ha, diciamo, vincolato in tutti i punti, in tutti gli aspetti che noi poi abbiamo scritto insieme con le organizzazioni sindacali. Ricordo inoltre che già nel testo dell'EVT precedente, ma anche in questo, noi abbiamo la possibilità di includere nell'EVT, a scelta del lavoratore, i ROL e la banca ore. Ecco. Allora, di che somme stiamo parlando? Di che somme stiamo parlando? Allora, se noi prendiamo l'elemento, diciamo, il nuovo EVT, che è, diciamo, convenzionalmente convertito in euro, in base alla tabella 1 del testo che abbiamo sottoscritto, ok? Sono teoriche 428 euro. Se noi dovessimo sommare anche i ROL, sono 51 ore, facciamo un conto a spanne 500 euro, e se dovessimo sommare la banca ore, facciamo un conto medio, potrebbero essere altre 20 ore, 200 euro, tanto per fare delle cifre molto, diciamo, spannometriche, ma per capire il senso del discorso. Cioè noi sostanzialmente stiamo trattando di oltre 1000 euro di premio. Di oltre 1000 euro di premio, che volendo, e questa è l'originalità che voglio rivendicare per quanto riguarda il contratto, contratto di secondo livello di un'EBA Veneto, che possono transitare anche tutti all'interno del welfare aziendale. Perché l'altra novità che noi abbiamo voluto introdurre, anche perché diciamo, nella compagine datoriale c'erano già istituzioni che avevano sperimentato con successo questa prospettiva. Noi abbiamo voluto introdurre in maniera importante la possibilità di mettere queste somme nel welfare aziendale. Su cosa significa avere queste somme nel welfare aziendale, direi che potremmo anche aprire un ampio capitolo. So che nell'incontro di oggi, che almeno per quanto riguarda le iscrizioni, vede una settantina di persone collegate, non so se sono tutte, ci sono dei consulenti del lavoro, casomai ci possono essere anche degli interventi, perché per me è molto importante l'incontro di oggi, anche perché vogliamo ricevere anche delle domande, delle richieste di spiegazione che possono essere anche orientarci anche per il futuro, insomma. Naturalmente tutto questo percorso cosa richiede? Come vi dicevo prima, il tavolo tecnico paritetico, cioè quelle condizioni di democraticità delle decisioni, di individuazione di indici di risultato, di individuazione di una serie di percorsi anche di incontro a livello aziendale con i sindacati che danno la garanzia di buona efficacia, di genuinità secondo la circolare 5E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate. Ecco. Non mi soffermo sugli aspetti anche differenti tra cos'è un regolamento che può generare welfare o un accordo che può generare welfare aziendale. Eventualmente, se ci fossero delle domande in tal senso, casomai diamo una risposta. Allora, avrete notato che noi abbiamo introdotto con questo testo un obbligo minimo, una quota parte percentuale minima obbligatoria delle somme che andiamo a derogare che andranno in welfare. Il 30%. Ecco, questo 30% come è stato calcolato sostanzialmente? È stato calcolato per non superare la soglia di 250 euro circa, che è quella soglia che permette di avere beni e servizi welfare, ok? Anche direttamente come buoni mensa o buoni benzina, senza la necessità di mettere a disposizione servizi di welfare tramite piattaforme dedicate. Cioè, se un'istituzione
vuole applicare questo contratto anche con la quota fissa da dare al lavoratore del 30%, lo può fare senza aderire a piattaforme welfare che possono sembrare, come all'inizio o di primo acchito, abbastanza complesse. Però per andare incontro agli associati, l'UNEBA Veneto ha chiesto a delle piattaforme di importanza nazionale la disponibilità a poter avere una piattaforma associativa. Noi abbiamo alcune proposte che possono essere applicate fin da subito, di cui si fa carico l'UNEBA per esperire questo percorso. E sono piattaforme welfare, come vi dicevo, di importanza nazionale. Siamo sempre dell'idea che l'ente scelga in autonomia e che faccia le cose, diciamo, consapevole per conto proprio, però se un ente ha bisogno di aiuto, sì, siamo qui con il principio della sussidiarietà che è tanto caro nella dottrina sociale della Chiesa. Ok, allora, la piattaforma ve l'ho detto. Ecco, rimane la problematica della che vi dicevo prima, della poter dare delle somme anche durante l'anno. Però andiamo a esplicitarlo successivamente questo. Prima entriamo un po' nei numeri. Io ho finito un po' le premesse, no, me ne manca una, e l'ipotesi d'accordo della durata. Allora, avete notato che sulla prima pagina c'è scritto ipotesi. Perché, vista la portata, diciamo, innovativa del testo, ribadisco, è il testo che io ho visto, i testi regionali, è più, diciamo, complesso di tutti, è più, diciamo, innovativo, ma proprio perché nasce già allora, dal 2015, da un testo che ha introdotto i bonus, che dopo ricordiamo. I sindacati hanno chiesto la possibilità di fare un passaggio con i propri aderenti presso le aziende. So che le assemblee stanno per essere, diciamo, avviate in questa settimana. Comunque, entro la metà, massimo fine di marzo, andremo a confermare l'accordo. Non mi pare che ci siano a volontà diverse. Un'altra novità importante che sta sulla struttura del testo di tutto questo percorso è l'ultra annualità. Noi abbiamo previsto 3 anni di costruzione di questo accordo, e dove andremo negli anni successivi a ridefinire alcune cose minimali, ma l'impianto è triennale. Questa scelta, che è stata una richiesta sindacale, ci ha trovato comunque favorevoli, perché vista la difficoltà che oggi abbiamo, diciamo, di percorrere strade alternative a causa della situazione di deficit di bilancio, a causa di mancati forse riconoscimenti anche da parte regionale, che magari in alcune regioni sono stati dati, in altre no, per capire e per avere un percorso positivo rispetto a questo, abbiamo comunque dato una garanzia di 3 anni rispetto a queste somme, che peraltro ci teniamo a ribadire possono essere somme effettive che vanno nelle tasche dei lavoratori e somme effettive che vengono spese dai datori di lavoro quando queste somme vanno in welfare. Entriamo adesso più sui numeri, e qua vi faccio venire un po' di mal di testa. Allora, voi avete presente la tabella 1, immagino che l'avete davanti, e prevede che nell'anno di riferimento del 2022, poi 2023-2024, ci sono delle somme, quota A, quota B e il totale. E per esempio abbiamo riportato l'importo che queste somme di ore vengono trasformate con la paga base del quarto super. Voi sapete che poi le ore dell'EVT vengono pagate in base alla paga del singolo lavoratore, per cui e al momento in cui vengono erogate. Per cui anche questo è un bonus a favore dei lavoratori. Perché 35 ore? Partiamo dalla quota A. Le 35 ore, presto detto, nascono da 20 euro per 15, 20 per 15, perché a tutti i costi volevano ricomprendere il TFR,
perché sapete che i 20 euro sono tabellari per 14, ma i sindacati vogliono per 15, diviso 8,4. Sono circa 35 ore. Da qui nasce, diciamo, il numero. E perché nasce così? Perché noi sostanzialmente abbiamo detto questo ai sindacati, abbiamo detto la quota A, che deriva dal tabellare, che è tra virgolette quasi un diritto di essere ricompresa, di essere percepita, andrà nella monte ore base, come era già il monte ore base precedente. Nel monte ore base precedente dell'EVT c'erano già 20 ore. Voi capite che questo percorso di aver vissuto già l'elemento di variabile territoriale dal 2015 in poi ci ha agevolato nella discussione con i sindacati, che inizialmente non erano totalmente favorevoli a tradurre in ore anche l'elemento di garanzia, ma poi ne hanno compreso l'importanza. Per cui la quota A, abbiamo detto, sono quei famosi 20 euro, la quota B invece è quella che noi, diciamo, contrattiamo, perché la quota A, se non viene contrattata, va comunque nel tabellare, la quota B è in discussione nell'accordo regionale. Allora cosa abbiamo detto? La quota A va nel monte ore base e la quota B va nei bonus. E perché abbiamo fatto questa semplice equazione? Ricordo che qui vicino a me Fabio Toso, che è stato ispiratore di gran parte delle intuizioni che sono contenute in questo testo. Perché abbiamo detto, noi comunque la flessibilità oggi la riconosciamo, chi più, chi meno, chi in un certo verso, chi in un altro verso, ma soprattutto in questi 2 anni di pandemia abbiamo dovuto chiedere moltissimo ai lavoratori, per cui era giusto riconoscerlo. E questo si riflette poi nell'assorbibilità di queste due quote. Perché sempre citando il punto 8, che è quello relativo all'assorbibilità, noi andremo poi a dire che ciò che non è assorbibile a livello aziendale di questo testo regionale è la quota A e non la quota B. Ok? Lo vedremo dopo meglio nella lettura del testo. Perché comunque noi abbiamo già dei contratti in essere presso aziende anche importanti, che hanno già degli accordi sindacali anche che portano somme nel welfare, che fanno confluire somme nel welfare aziendale. Per cui questo concetto di assorbibilità, peraltro che era presente già nel contenuto del testo precedente, è stato oggetto di riedizione. Perché la richiesta sindacale era sì, d'accordo, l'assorbibilità, però almeno la quota A deve rimanere, e così è stato scritto. Ok? Poi, e qua vi faccio venire un po' di mal di testa, quota B. Come sono state distribuite queste 16 ore? Adesso io vi elenco dei numeri che, ripeto, vi faranno venire un po' di mal di testa, ma teneteli presente e eventualmente, se fossero di difficile comprensione, sono disponibili a delle domande. Noi avevamo nel vecchio EVT 3 bonus, che adesso sono diventati 5, mi pare, no? Ecco. Questi 3 bonus, uno era legato alla malattia, la malattia breve, uno era legato alla flessibilità, per cui richiamo in servizio o cose di questo tipo. Un terzo bonus era legato all'affiancamento e alla formazione, e questo è stato distinto in affiancamento con il quarto bonus della formazione, cioè erano gli stessi bonus, solo che sono stati spaccati in 2 bonus diversi. Infine è stato aggiunto un quinto bonus sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Okay? Allora, se noi facciamo la somma delle ore, almeno quelle che sono previste fino a massimo di, okay, abbiamo 19 ore e mezza nel EVT precedente, perché erano fino a massimo di 4 ore per la malattia, fino a massimo di 12 ore per la flessibilità, fino a massimo di 1 ora e mezza per l'affiancamento, fino a massimo di 2 ore per la formazione. Questo somma 19 e mezza.
Queste 19 e mezza, se vengono sommate, vedete, tornate alla tabella 1, alle 16 ore della quota B, diventano 35 e mezza, che è esattamente, sono le ore, sempre tenete conto, fino al massimo D, che trovate nel testo attuale. Cioè noi sostanzialmente abbiamo aumentato le ore dei bonus con la tabella 1 per un totale di 16 ore. Certo che la distribuzione l'abbiamo decisa in questa sede. Abbiamo aggiunto 2 ore e mezza alla malattia, per cui si arriva a un totale di 6 ore e mezza. Abbiamo aggiunto 10 ore sulla flessibilità, ricambio in servizio e quant'altro, per cui arriviamo a un massimo di 22 ore. Abbiamo aggiunto 3 ore all'affiancamento, per cui arriviamo a un massimo di 4 ore e mezza. E abbiamo aggiunto mezz'ora sulla formazione, per cui arriviamo a 2,5 ore. Questo sommano totale 35 ore e mezzo. Poi c'è il bonus di PI che somma comunque 2 ore in più se non ci sono allora situazioni e contestazioni rispetto all'utilizzo dei DPI. Ok, bene. Comunque su questo eventualmente se avete delle domande dopo vi rispondo in maniera abbastanza semplice, insomma ecco, la tabella c'è. Allora abbiamo detto che il monte ore base che nella tabella 1 abbiamo definito per il 2022 35 ore più le 20 ore dell'EVT precedente diventano 55 ore, per cui 4 ore e 35 minuti mensili ogni mese. Per cui sostanzialmente abbiamo aumentato un po' tutti i bonus a partire dal monte ore base con la quota A e tutti gli altri con una distribuzione che abbiamo concordato con i sindacati in sede di trattativa. Allora, abbiamo distinto, come vi ho già detto, formazione e affiancamento. Sull'affiancamento si potrebbe anche discutere, perché l'affiancamento abbiamo capito essere una modalità molto diversa tra gli enti, molto diversamente anche utilizzata dagli enti. Pertanto sul punto del bonus dell'affiancamento abbiamo richiamato l'articolo 7, cioè il tavolo tecnico paritetico. È uno degli argomenti che sono previsti nella discussione a livello aziendale. Ecco, una novità che è assolutamente di questo accordo, non ce n'è altri simili, è che noi possiamo inserire nell'EVT anche role e manca ore, a seconda della libera scelta del lavoratore. E qui abbiamo esperito questa innovazione. Abbiamo creato un incentivo per cercare di convincere i lavoratori a mettere queste somme nel welfare. E questo incentivo del 15%. Noi abbiamo già preparato un testo di raccolta della volontà del lavoratore, che dopo vi trasmetteremo più avanti, dove andiamo, questo testo, questa diciamo dichiarazione che dovrebbe essere raccolta ogni mese di gennaio per tutto l'anno a venire, che per quest'anno verrà raccolta entro il 30 aprile, ci permette di capire la volontà del lavoratore sulla parte eccedente il 30% che va in welfare obbligatorio. È chiaro che se un lavoratore mi chiede, come abbiamo diversi casi, di mettere il 100% dell'EVT e magari inserendo anche i ROL e la banca ore, è chiaro che noi andiamo a superare quel limite di 250 euro fissato circa, che sono previsti per i bonus benzina o bonus acquisto supermercato e cosa via. Ecco. È chiaro pertanto che è necessaria una piattaforma. In questo abbiamo, diciamo, fatto questa scelta proprio perché crediamo che poter liquidare anche più soldi al lavoratore e che questi gli rimangano in tasca completamente e che all'azienda
venga come costo effettivamente quello che al lavoratore rimane in tasca, penso sia un vantaggio assolutamente da perseguire. Abbiamo appunto inserito questa maggiorazione del 15% che poteva diventare, e qui devo fare un appunto delicato, che poteva però diventare, se erogata nell'anno, non più premio, ma retribuzione, per cui che sarebbe entrata nel cedolino con le tassazioni conseguenti. Allora, abbiamo identificato questo 15% come un aumento del monte ore base per l'anno successivo. Rimaneva vero il fatto che questo EVT può essere fruito per i 2 anni a venire, per i 2 anni successivi, per cui se nella malaugurata ipotesi, perché esistono anche questi casi di lavoratori che optano per l'aumento del 15% rispetto al minimo obbligatorio del welfare e poi non li convertono in somme in servizi, magari ci si trovava dopo 2 anni a dover pagare il 15% in una forma che è quella dell'EVT. Allora in quel caso il 15% viene riassorbito. Risultato semestrale, l'acconto durante l'anno, non è il termine acconto, non è preciso, non è corretto, perché se si parla di acconto bisogna sicuramente parlare di retribuzione ordinaria. Noi abbiamo inserito questo testo che ci sembra efficace, ci è costato molte riunioni con i sindacati, però pensiamo che sia rispettoso della norma dell'Agenzia delle Entrate ed eventualmente, se ci sono dei presenti commercialisti o consulenti del lavoro, casomai ne possiamo discutere. Sostanzialmente abbiamo scritto così: le parti concordano la verifica degli obiettivi dell'EVT ogni 6 mesi, il 30 giugno di ogni anno. Gli enti, fondazioni e strutture riconosceranno per il primo semestre di ogni anno e previa verifica di tali obiettivi la risultanza dell'EVT maturato a tale data da corrispondere con la mensilità di luglio, secondo le preferenze già espresse dai lavoratori. Cioè, non si tratta di un acconto, si tratta di uno step che verifica i risultati. Allora, questo step che verifica i risultati può essere erogato anche in welfare. Questo sempre per ricordare quella che era il filo rosso che ci ha sempre condotto nelle nostre scelte testuali, che è quello della circolare dell'Agenzia delle Entrate. Del tavolo tecnico paritetico vi ho già detto l'importanza che queste cose possono essere ridefinite, discusse o perfezionate anche a livello aziendale. Andiamo sulla norma di assorbimento che ve la leggo in maniera puntuale, in modo tale che capiamo ciò che avevo esplicitato in premesso. È l'articolo 8, se l'avete presente davanti. Allora, le parti acconsentono che quale norma di assorbimento i valori previsti dall'articolo 42 del contratto collettivo UNEVA dell'8 maggio e dall'articolo 43 del contratto collettivo UNEVA del 14 febbraio 2020, elemento di garanzia quota A, non potranno essere assorbiti per nessun titolo o ragione quale condizione di miglior favore. Ok? Questo noi abbiamo prefissato perché la quota B invece può essere riassorbita. Poi sul punto 8.2, che era sempre anche questo legato alle premesse, alla cessazione del presente accordo si stabilisce che se non rinnovato o sostituito con nuovo dispositivo, le quote previste all'articolo 42 del CCNL UNEBA dell'8 maggio 2013, cioè le RMT, e la quota A prevista dall'articolo 43 del CCN UNEVA, cioè i 20 euro del 14 maggio 2020, del 14 febbraio 2020, verranno conglobati nei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale. Cioè noi già prevediamo ciò che accadrà se per caso questo accordo regionale non dovesse aver seguito nel futuro. Sulla commissione paritetica regionale vi lascio la lettura perché insomma sono tutti intenti che ci siamo dati, anche importanti, a cui ci credo molto, ad esempio sulla
sull'aspetto legato alle professionalità e la ricerca con delle politiche attive del lavoro dei candidati ai corsi formativi tipo OSS, ok? Vi leggo in maniera un po' più dettagliata il protocollo di solidarietà, perché questa è una novità importante. Noi ci trovavamo, e credo nella stragrande maggioranza degli enti, ad avere accantonato dal 2020, accantonato delle ore per la banca solidale. Noi abbiamo enti qui anche presenti che queste ore ormai sono migliaia, se non decine di migliaia, che sono dei lavoratori e sono parcheggiate lì per fare una cosa che non, di cui non c'è stato bisogno. Perché queste ore che erano state accantonate in maniera forzata dovevano servire a dare una risposta solidale rispetto a problematiche esistenti rispetto ad alcuni lavoratori. Questo non è avvenuto. La richiesta importante a livello sindacale e a cui Unaeba Veneto ha dato seguito è stata quella di liberare queste somme, okay, e di tornare ai lavoratori. Ma vengono tornate queste somme, anche perché c'è stata tutta una richiesta legata agli aumenti, le spese, le bollette e quant'altro, è stata una redistribuzione delle persone che sono ancora presenti e che erano presenti nel 2022, che hanno generato queste somme, diciamo, e che sono ancora presenti e il cui importo viene suddiviso in parti uguali. Cioè noi abbiamo sostanzialmente voluto premiare la fedeltà di questi lavoratori. Se nel tempo abbiamo accumulato migliaia di ore, queste tornano ai lavoratori che erano presenti nel 2020 e ad oggi sono anche ancora presenti. In parti uguali, non c'è differenza tra part-time e tempo pieno. Okay? Viene suddiviso in parti uguali. Questa somma complessiva è stata adeguata, verrà adeguata all'IPCA, indice di prezzo al consumo armonizzato per i paesi del web. Okay? Questo diciamo è una cosa che diciamo è molto molto sentita, era molto molto sentita e credo sia anche molto molto gradita da parte dei lavoratori. Insomma, un segno di riconoscimento per coloro che sono rimasti con noi e che sono partiti prima della pandemia e sono ancora con noi. Ultimo, e dopo ci apriamo a un question time che vi chiedo a Claudio di fare da moderatore, la clausola di abrogazione espressa. Nel testo, all'ultimo punto, prima delle firme, abbiamo scritto così: il presente contratto abroga il precedente accordo sottoscritto il 7 febbraio 2022. Abbiamo dato notizia che avevamo prorogato l'EVT il 7 febbraio e l'efficacia del presente contratto avrà validità dal 1 gennaio 2022, sostituendosi pertanto agli effetti di tutte le disposizioni precedenti sottoscritte in materia. Cioè sostanzialmente abbiamo espressamente indicato che questo sostituisce l'accordo di proroga del 7 febbraio 2022 anche per gli effetti che genera a partire dal 1 gennaio. Ecco, io mi auguro di essere stato anche forse complicato in alcuni aspetti, però sufficientemente chiaro, e mi rendo disponibile alle domande che chiederei a Claudio di mettere in elenco e a cui possiamo dare risposta. Queste domande, peraltro, possono diventare un patrimonio prezioso che poi le renderemo, diciamo, fruibili, magari con un documento tipo FAQ, Frequent Asked Question, a tutti gli associati. Voglio ancora informare, prima di chiudere questo mio intervento, nel dire che la segreteria, dopo aver depositato il contratto, quando ci sarà l'ok definitivo entro marzo, invierà a tutti gli associati per PEC il testo dell'accordo. Vi chiedo pertanto, se non l'avete ancora fatto, di comunicare la PEC alla segreteria Marina Tinello, che credo sia in ascolto. Grazie per intanto e partiamo con le question time.
Se volete o alzare la mano, o scrivere in chat oppure anche sbloccare il microfono. Sì, c'è Daniela. Buonasera. Buonasera, sono Daniela Roat. Buonasera. Buonasera. E volevo niente, rispetto al discorso della detassazione. Allora, diciamo che è possibile anche il discorso della verifica infrannuale, perché di per sé l'agenzia non è che dice esplicitamente che comunque è l'anno dopo che bisogna fare la verifica dei risultati dell'anno precedente, ma questa verifica può essere fatta anche in corso d'anno infrannuale. E chiaramente nell'accordo bisognerebbe precisare forse maggiormente quali sono gli elementi che determinano l'incremento, perché comunque si parla di o produttività dovuta a efficientamento o a redditività, qualità, eccetera, no? Per cui bisognerebbe forse dare maggior visione di quello che è. Perché, ok, dite che dopo 6 mesi verrà fatta una verifica della situazione delle ore, però forse bisognerebbe specificare meglio cosa intendete, insomma. Beh, questo intervento lo gradisco molto perché non vi dico le ore che abbiamo passato su queste due righe, perché c'era la fortissima volontà da parte, soprattutto di alcune parti sindacali, di avere delle somme anche infra-anno, ok? Però noi avevamo la altrettanto forte esigenza di essere rispettosi di ciò che è stato esplicitato dalla circolare 5E. Per cui l'intervento lo trovo particolarmente prezioso, magari se può anche dopo, magari per mail, mandare un approfondimento, perché nel testo che noi andremo a precisare quando ci troviamo a livello semestrale, andremo a precisare meglio quelli che possono essere i risultati raggiunti, in modo tale da dare maggior ragione a queste somme che sono semestrali, non annuali. Insomma, mi pare che l'intervento può essere prezioso per tutti, insomma, ecco. Sì, è proprio il discorso di dire parto da un indicatore, faccio la verifica nei primi 6 mesi di quanto questo indicatore è migliorato rispetto alla partenza per poter dire assegno queste ore come welfare, insomma. Ecco, sì, magari ecco, se ci fossero dei testi già, diciamo, di altre situazioni similari, potrebbero essere utili, insomma, ecco, se casomai ce li scambiamo, Sì, diventa. certo, volentieri. Grazie, grazie Daniela, grazie. Prego, prego. Sì, c'è Vittorio, poi ci sono anche due domande nella chat. Allora, intanto attivo Vittorio e nella chat chiedono, allora, come mai trovo scritto ipotesi nel frontespizio dell'accordo? E potete confermare che avete redistribuito solo le ore di BES dell'anno 2020, mentre quelle del 2021 restano accantonate? Queste le due domande nella chat e poi Vittorio. Sì, buonasera. Allora, giustamente, come ha anticipato il dottor Facci, ci ha fatto venire un pelino il mal di testa. Quindi, riassumendo, la tabella 2 è la somma della quota A tabella 1 più i 5 bonus in soldoni. Per chi no, allora grazie. Allora, la tabella 2 è la somma della quota A della tabella 1, mi sentite, vero? Sì, più le 20 ore del monte ore base che erano presenti nell'EUT precedente, perché invece la quota B è presente nei bonus successivi. Se fate le somme vedrete che è così, perché erano 20 ore nell'EUT precedente più 35 fa 55. 20 ore più 38 fa 58, 20 ore più 40 fa 60. Quelle dell'EVT ve le ho dette solo per l'anno 2022, perché abbiamo specificato nel testo che per il 2023-2024 ci aggiorneremo con i sindacati. Magari non è che cambiano nella quantità totale, ma possono cambiare nella indicazione rispetto al primo bonus, piuttosto che il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, insomma, o potremmo anche inventarci un sesto bonus, insomma, non è che
nella tavolo della trattativa mettiamo già dei limiti precostituiti, insomma. Se posso andare avanti con la risposta della chat, allora ipotesi. Come vi dicevo prima, l'ipotesi è legata al fatto che i sindacati, vista l'importanza del testo, che sicuramente supera anche tutti i lavori che sono stati fatti fino ad ora, volevano avere un affrancamento dalla base, insomma, dei lavoratori. Credo che queste assemblee verranno fatte entro i primi 15 giorni di marzo e poi ci troveremo, insomma, tra il 20 e il 30 di marzo per dare il via definitivo a questo testo. Insomma, intanto io però volevo fare questo webinar subito perché mi sembrava giusto tener conto della data dei 2 mesi che è stata definita a livello nazionale con l'accordo del 28 dicembre per informare tutte gli enti che potessero essere interessati, insomma, ecco. Che non si danno i 20 euro nel tabellare, ma c'è questa proposta, questo testo che verrà sicuramente applicato. Poi c'era questo delle ore di best dell'anno 2020. Sì, la banca etica solidale è solo del 2020, perché il 2021 vediamo, perché noi non potevamo discutere anche di quella del 2021, perché so che ci sono accordi aziendali in corso di alcuni enti che la stanno fruendo, per cui mi sembrava, insomma, non fosse elegante sovraccaricare gli enti che stanno usufruendo della banca etica solidale anche di un accordo regionale che magari va a scompigliare le situazioni interne, anche perché sappiate che la banca etica solidale comunque richiede un accordo aziendale. Nel testo del contratto collettivo nazionale è scritto così. Infine vedo una terza richiesta di informazione. Allora, buonasera, chiedo se siete consapevoli che gli ultimi 4 livelli del contratto UNEVA sono sotto minimale IMSS e non riconoscere un aumento tabellare non riduce il divario, facendo pesare un onere contributivo sia sul dipendente che sull'azienda. Io questo del tabellare effettivamente non abbiamo tenuto conto, avevamo diciamo, l'obiettivo di dare seguito a quello che era l'elemento di garanzia. So peraltro che c'è già una piattaforma nazionale con degli elementi, delle somme molto cospicue che andremo a vedere nel prossimo osservatorio nazionale. So peraltro che ci sono anche degli accordi aziendali, ne ho visti alcuni del Bellunese, che danno delle somme importanti per l'emorragia delle persone che sono osso, infermieri, che attualmente appunto lasciano l'ente. Ed è vero che con le promesse degli aumenti a livello anche pubblico sicuramente si dovrà fare una riflessione in tal senso, però non è che potevamo fare anche quello che viene fatto, che sarà fatto, che viene fatto a livello nazionale. Non so se la risposta è esauriente, ma casomai ne parliamo. Vedo un'altra chat. Buonasera, riguardo alla BES, viene rinnovata nell'accordo dell'1/1/2022 o termina? Mi pare che nel testo a nazionale termina. Era una sperimentazione che termina nel 2022, però adesso vado un po' a memoria. Devo trovarlo, insomma, casomai se non... Sì, fino al 31/12, fino a quest'anno, a titolo sperimentale, per cui noi sostanzialmente abbiamo 2020, 2021, 2022, abbiamo 3 anni, ma abbiamo anche il tempo di discuterlo perché il nostro accordo è ultrannuale, arriva fino al 2024. Ok, ci sono altre domande? Per alzare la mano è sufficiente andare
sulla barra in basso, reazioni, alza la mano. Rispetto a questo percorso del welfare, potete darci riscontro rispetto a questa ipotesi di dare delle somme nel welfare aziendale? È una cosa che fa paura, è una cosa che ritenete giusta? Questo per me interessa molto perché noi abbiamo puntato molto sulla possibilità di avere erogazioni, somme erogate che siano a prescindere dal cuneo fiscale, e questo ci serve molto anche per quello che sarà la piattaforma nazionale futura. Cioè, quelli che hanno fatto l'esperienza del welfare aziendale tra noi sono, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Il riscontro dei lavoratori è stato un riscontro positivo, ecco. Però è chiaro che bisogna tener conto sempre della loro volontà. No, allora vedo la domanda a cui rispondo subito. Il 30% obbligatorio di welfare riguarda anche roll e banca ore nel momento in cui viene richiesta la liquidazione? No, il 30% obbligatorio riguarda solo EVT, e questo è a scelta però del lavoratore, nel senso che se il lavoratore decide di mettere tutto al 100% della propria EVT e anche di roll e della banca ore, lo può fare. È chiaro che sul 70% che lui sceglie di mettere in welfare viene premiato con un 15%. Ricordo a tutti che tutte le somme che non vanno in welfare sono tassate, ci sono gli oneri contributivi che sono circa il 28-30%, chiedo conferma da parte dei consulenti del lavoro. Allora, siete d'accordo su questa affermazione? Perché passo alle altre chat. Sì, in effetti, cioè, il fatto di premiarlo con un 15% in più è perché effettivamente il datore di lavoro risparmia sul costo dei contributi, diciamo, no? Proprio così. Allora, la quota B, allora mi viene chiesto spiegazione sulla quota B. Aspetta che la trovo la chat qua. Non mi è chiara la quota B di tabella 1. Allora, inizialmente la quota B, qua c'è stata una diatriba, diciamo, ai coltelli, ma non voglio sembrare che ci sia stata una lite, insomma, è stata una dialettica importante. Teoricamente doveva rispettare la proporzione che c'è tra 10 euro e il 30 euro. Mi spiego meglio. La somma di quota A e quota B è 30 euro, sono 30 euro. Il 10 euro su 30 è il 30%, ok? Se voi vedete dei 35 della quota A, i 16 non sono il 30%, sono un po' di più, ok? Perché il 30% di 35 cos'è? 12? Una cosa del genere. Per cui noi su queste cifre qua abbiamo un po' modificato questa percentuale, ma d'altronde era un accordo, non è che noi dovevamo simulare esattamente la proporzionalità che era prevista nella contrattazione nazionale dei 10 euro più 20, dei 20 euro più 10. È un accordo. Abbiamo definito che il principio era tabella A, 20 euro più o meno, entrano nella monte ore base, cioè per tutti. Tabella B, uno se li prende se fa determinate azioni di flessibilità, non malattie e quant'altro. Ecco, questo era un po' il principio che ci ha animato. Se è stato sufficiente, altrimenti mi dica che di spiegare meglio. Poi vedo, può spiegare meglio il welfare aziendale che si ha in mente di proporre al di là dei buoni benzina, buoni
Mensa. Allora, ci sono persone più esperte di me che possono dire che cos'è il welfare aziendale, però ci sono quattro grandi filoni del welfare aziendale. I buoni benzina, buoni spesa, come si diceva prima, ma ci sono la previdenza integrativa, che può arrivare fino a 5.000 euro all'anno, più o meno. Prendete con le pinze, non sono un consulente del lavoro. Le somme spese per l'istruzione, per i figli, per i viaggi, per il wellness, per centri estivi e quant'altro, lì non c'è addirittura limite di spesa, dico bene. Poi ci sono anche delle somme per le spese sanitarie, cosa a cui io faccio spesso, usufruisco, e queste possono arrivare fino a 3.000 euro. E in più non so se c'è una quarta tipologia, però ripeto, non sono un consulente, però ci sono un'ampilissima varietà di modalità di spendere queste somme in welfare. Tenete anche conto poi che se usate le piattaforme, ormai le piattaforme di livello nazionale hanno tutti i supermercati all'interno della loro piattaforma, per cui anche il supermercato sotto casa tante volte è già compreso. In Veneto abbiamo... E se non c'è lo inseriscono. Sì, e se non c'è lo inseriscono, dalla Coop alla Esselunga, alla Famila, al Despar, Icona, da lì... Gli accordi ormai sono con tutti questi tipi di supermercati. Poi vediamo qua. Buonasera, per avere maggiori dettagli, scusate perché arrivano, fioccano oramai. Per avere maggiori dettagli sulla piattaforma MS. Ecco, noi attualmente abbiamo fatto tre preventivi, vi dico già, noi di questo uno è abbastanza, insomma, siamo a buon punto. Di queste tre ditte che abbiamo coinvolto, una è Intesa San Paolo, che ha non so quante migliaia di lavoratori in tutta Italia che usufruiscono già del welfare, uno è Trecuori, che è qui molto specializzato in Veneto, usato anche della prima quota concezione, e uno è Edenred, forse dico male, che so che è usato dalla Piobra Ciccarelli, anche se non so se continuano con questo. Noi abbiamo chiesto preventivo a queste tre piattaforme, tutte e tre più o meno danno la possibilità di utilizzare la piattaforma anche come multi aziende, per cui l'UNEVA si farebbe carico di aprire la piattaforma per tutti e dopo uno si inserisce con la sua quota parte. E mi pare che i prezzi che ci hanno fatto sono vantaggiosi, insomma. Dopo uno decide se vuole tenere per sé, se vuole inserirsi nell'associativa. So che anche molti software hanno delle piattaforme autonome, insomma, non voglio entrare, è un software sostanzialmente. Allora, questo, oramai la maggior parte dei contratti prevedono il welfare, per cui positivo averlo previsto. La previsione di tutti questi bonus non porta però alla semplificazione. Cioè, dipende, io nella mia azienda non utilizzo mica tutti i bonus, ne utilizzo alcuni di più e alcuni di meno, insomma, ecco, l'importante è tenere traccia, avere un software che tiene traccia nella rilevazione delle presenze, quando vai a fare la quadratura della giornata, che tenga traccia se ci sono eventi di questo tipo. Poi cerco di leggere questa altra chat. Ritengo doveroso fare questa considerazione. Questo accordo non rispecchia quanto prevedato in termini di costo per le aziende, perché il valore di un'ora, come da voi calcolato, vale solo per i nuovi assunti. Calcolo sul tabellare. Per tutti gli altri dipendenti il costo è già sicuramente più alto, visto che il valore di un'ora è comprensivo anche degli scatti di eventuali super minimi. Allora sì, questo è vero, però tenete conto che noi dobbiamo fare un vestito che è un vestito medio, dopo ognuno deve anche eventualmente adattarlo in casa propria. Io, se vi dico gli accordi aziendali che ho visto, mi vengono i brividi, somme non importanti, di più centinaia di euro, perché adesso la situazione del mercato del lavoro è tragica, per cui è sempre faticoso trovare una mediazione e dire beh, questo costa di più, questo costa di meno. Ad oggi
e credo che sarà un trend che, di cui non si può non tener conto per il futuro. Ad oggi, con la situazione del mercato del lavoro, sicuramente io credo che tutti gli enti stanno dando più soldi rispetto magari ai tabellari, o la gran parte, insomma, ecco, perché la situazione è sul fronte del personale è di una grandissima carenza. Il mercato del lavoro funziona anche così. Però sono qui disponibile eventualmente a confrontarmi anche singolarmente con chi pone queste problematiche. Bene, allora io vorrei cercare di raccogliere magari un'ultima tornata di domande, altrimenti poi andiamo verso la chiusura e spero che l'illustrazione sia stata significativa. Spero appunto che a breve di darvi conferma di tutte queste cose che ci siamo detti e sono ben disposto a raccogliere qualsiasi domanda che magari potete, anche se non mi viene in mente adesso, formularmi per mail, formularci per mail su questo testo, insomma, ecco, che ha vissuto circa un anno di trattativa, sicuramente saprà darvi risposte su queste questioni che ponete, insomma, proprio perché è stato frutto di fatica, insomma. C'è un riferimento a cui rivolgo in caso di dubbi? Sì, basta chiamare la segreteria che poi smista a chi di competenza, Marina, poi smista subito a chi di competenza le questioni da risolvere. Sì, quella che trovate sul sito di Unema Veneto, avete sia il numero di telefono e sia le mail. Comunque la mail è info.veneto@unema.org. Quindi i passaggi saranno i seguenti. Entro aprile si raccoglie la volontà del dipendente, entro luglio la prima erogazione. Ecco, sì, bravo che mi hai fatto la domanda, perché questo mi permette di dire una cosa in più. Allora, i piani welfare funzionano così, funzionano per anno di competenza. Voi probabilmente nel 2022 avrete due piani welfare. Il primo, che è quello del 2021, che viene erogato entro aprile, che fa parte della partita 2021. Il secondo, che saranno i risultati del primo semestre dell'EVT come concordato nel 2022. Ok? Avrete due piani welfare a cui potranno fruire i lavoratori le somme. Dopo tenete conto che le piattaforme welfare si arrangiano loro a fare le verifiche se avete superato i 250 euro, se avete superato le somme previste dall'Agenzia delle Entrate, insomma, non c'è problema. Addirittura, ma non voglio complicarvi la vita, ci sono aziende, tra cui quella del sottoscritto, che ha un regolamento welfare, dove abbiamo dato delle somme a Natale in welfare. Al posto del panettone abbiamo dato delle somme in welfare, e quello è il regolamento welfare, che è una cosa ancora diversa da un accordo sindacale. Però non vorrei dirvi troppe cose che magari dopo rischio di fare solo un po' di confusione. Allora, poi c'era la tabella 1, sono aggiuntivi precedenti? Sì, le trovate, la somma della tabella 1 più i precedenti la trovate nella tabella 2. Ok? È possibile rispondere a quota A con l'aumento economico pari ai 20 euro come previsto dall'accordo iniziale? No, questo è un accordo regionale che vale per tutti gli associati. Tornare indietro, almeno a livello regionale, non è possibile. Insomma, uno dovrebbe disdire, non far più parte dell'associazione, disdettare la quota associativa e arrangiarsi a fare un accordo aziendale. Mi pare che alcuni consulenti del lavoro mi danno conferma. Cosa che può essere, non è che uno è legato a vita ad un'associazione. L'associazione rappresenta tutti, però se uno non si sente rappresentato, dà disdetta alla propria quota associativa e si arrangia per conto suo. Sì. Se un dipendente non vuole conferire il suo 30% obbligatorio, ci può essere un accordo aziendale in tal senso? Penso di sì, però magari, ecco, su questo posso anche riservarlo, insomma, ecco, perché ciò che perfeziona questi aspetti di dettaglio
possono essere anche ridiscussi a livello aziendale. Non so quanto sia conveniente, perché oltre a far pagare l'ente erogatore il 30% di contributi, il dipendente ne paga le tasse, paga il 10% di contributi più la tassazione separata, cos'è separata? 10%, paga un 20%. Che senso ha, mi chiedo? Noi abbiamo introdotto l'obbligo di avere una quota minima proprio per dare più soldi ai lavoratori. Se uno non li vuole, la vedo un po' dura, insomma. Però nella testa delle persone ci può stare tutto, insomma. Lascio i contatti nel mail della segreteria. Ok, ah, perfetto. Sì, la Marina ha lasciato tutti i contatti della chat, nella chat, ok. Bene. Se non ci sono altre domande, chiuderei la sessione. Naturalmente vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio, spero che di essere stato esauriente e sono comunque, rimango comunque a disposizione. Va bene? Io condivido anche in chat la registrazione su YouTube del webinar, se volete recuperarla. Perfetto, allora vi ringrazio e vi saluto tutti. Buonasera, buona serata. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Buona serata, grazie. Arrivederci.